Gaetano Fasulo, direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso e di Isernia. Il rischio elettrico nel settore edile, oggi questo corso formativo e questo incontro alla CM Pro. Dottore, quali sono i rischi che i lavoratori incorrono? Beh, il problema dei rischi sono soprattutto la tetanizzazione, il rischio ustioni, il rischio di fibrillazioni elettriche. Nel momento in cui si toccano delle parti attive, diciamo, elettriche, ma anche indirettamente, quindi soprattutto il rischio è indiretto, perché è normale che una persona non agisca direttamente sulle parti elettriche, però il rischio si può evitare. Non c'è una necessità di considerare il rischio come una cosa imprevedibile. È necessario formare, perché i giovani molte volte vanno a lavorare e non sanno i rischi in cui incorrono. Invece se si formano, si riescono, diventano bravissimi artigiani, si possono formare sugli impianti elettrici, possono indicare le modalità migliori per raggiungere un miglior risultato nei collegamenti elettrici, danno una maggiore tutela all'utenza anche. Mario Lombardi, direttore della scuola professionale CM Protos di Isernia. Sicurezza sul lavoro, argomento importante che voi trattate anche con diversi eventi. Sì, abbiamo cominciato da oggi, per la verità, oltre che fare formazione sul campo, blended, in presenza e online, ma soprattutto in presenza, da oggi c'è un momento innovativo rispetto alla presenza delle istituzioni qui da noi. Abbiamo cominciato con argomenti di scottante rilievo, che sono quelli del, in questo caso, della sicurezza a rischio alto, e con la partecipazione del direttore dell'Ispettorato del Lavoro regionale, abbiamo cominciato con il settore edile e in modo particolare con il rischio elettrico. La CM Protos offre numerosi servizi, dottor Lombardi ci li può anche elencare? Beh, oltre quello che facciamo normalmente, siamo un ente accreditato con la regione, quindi vari corsi di formazione di qualifica, spendibili sia a livello nazionale che addirittura europeo, facciamo anche attività di consulenza e formazione rispetto a svariati settori, e sicurezza sul lavoro, sanità e quant'altro.